Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Dunque, Cristiano Ronaldo vince il primo, chiamiamolo titolo, il primo riconoscimento da quando è arrivato alla Juve. Chiaramente è un riconoscimento che non va soltanto, non va per i pochi giorni che ha la Juve, ma è, diciamo, merito della stagione passata con Real Madrid, però di fatto è il primo riconoscimento che gli viene assegnato da quando è arrivato alla Juve, quindi la stessa Juve si è congratulata con lui. Allora, per essere precisi, Ronaldo ha vinto nella categoria Best Soccer, cioè miglior calciatore, né agli ESPY Award. ESPY Award, che vuole praticamente, per chi non lo sapesse, ESPY sta per Excellent in Sport Performance Yearly Award. Insomma, è uno dei, come posso dire, come un po' è un po' come se fossero gli Oscar dello sport americano, perché se andate a vedere trovate un sacco di statuette, diciamo, e ci sono ad esempio il miglior atleta maschio, il miglior atleta femmina, ma poi c'è anche il miglior giocatore dell'NBA, il miglior giocatore della Major League Baseball, il miglior giocatore dell'hockey, dell'NHL, il miglior giocatore dell'NBA, che tra l'altro ha vinto LeBron James, con cui Ronaldo condivide l'ottimo merchandising, ecco. E migliore della Women NBA. Poi c'è il miglior giocatore di tennis maschile, migliore giocatrice di tennis, quindi femminile, miglior fantino, insomma ci sia quasi tutto. C'è anche il premio per il miglior giocatore dell'MLS, come c'è quello per la NWSL, cioè la MLS femminile. E poi c'è il Best International Men's Soccer Player, dunque questo è proprio il nome della statuetta che Ronaldo porta a casa, precedendo Messi, Salah e Neymar. Femminile è andata Sam Kerr dei Chicago Red Star. Insomma, c'è da dire che soddisfazione enorme, perché comunque è inutile dire che nessuno juventino aveva mai vinto prima questo titolo, questo trofeo, non titolo, il titolo è sbagliato. Quindi per gli ESPY Ronaldo è il miglior giocatore del mondo. È molto bello perché hai comunque l'idea, come posso dire, hai l'idea di avere un giocatore che è capace a vincerti qualsiasi trofeo individuale, cosa che erano secoli che non avevi più. Io mi ricordo che quando Pogba vinse il Golden Boy, fu la prima volta che un juventino vinceva il Golden Boy. Mi emozionai perché, insomma, vedere un giocatore della Juve vincere un premio, comunque diventare il migliore di qualcosa, è stata una bella soddisfazione. Così come lo è stata l'anno scorso quando Buffon ha vinto tutti i premi per il miglior portiere, quello europeo, quello della FIFA, insomma, soddisfazione è stata enorme. Adesso, qua con Ronaldo, poi vince, può veramente, magari non quest'anno, ma portare a casa più titoli possibili in assoluto. Ecco, questa vittoria agli ESPY Awards subito fa capire che, insomma, che con Ronaldo la Juve può veramente ha uno dei più forti del mondo. Poi che io lo reputo ancora il migliore del mondo, qualcun altro no, però comunque sicuramente uno dei migliori. E quindi assolutamente la grandezza di Ronaldo arriva anche oltreoceano. Ha anticipato giocatori di tutto rispetto, come detto, erano Messi, Salah e Neymar, quindi giocatori assolutamente importanti. E insomma, primo titolo, primo premio che Ronaldo vince da quando è arrivato alla Juve, anche se lo ripeto ancora, questo titolo è molto più del Real Madrid e del Portogallo che della Juve, questo trofeo. Però comunque è un dato di fatto che nell'Albo d'Oro Ronaldo Juve, e quindi c'è poco, è un po' come quando Cannavaro ha vinto il Pallone d'Oro, che France Football l'ha dato metà e metà, metà Juve, metà Real. È la stessa cosa, vale in questo caso qua, quindi chiaro che io mi auguro che l'anno prossimo riesca a rivincerlo, però da pieno giocatore della Juve sarebbe assolutamente figo, dai, diciamola tutta, no? Quest'anno qualunque cosa vinca Ronaldo mi farà piacere, ma spero che poi li rivinca da giocatore della completamente giocatore della Juve, per sentirmelo ancora di più mio, diciamo. E niente, ragazzi, io chiudo qua questo video e
niente, a me non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento coi prossimi video. Dunque, Ronaldo vince gli ESPY Awards come Best International Soccer Player. Al prossimo video, ciao!